Animali animali, bentornati in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi sì, siamo tornati a sparare con le armi a Las Vegas. Io vi chiedo 100.000 mi piace perché ho registrato un ulteriore video con altre armi diverse che non so se avete idea di quale possono essere, ma sono veramente veramente fighe. Raggiungiamo i mi piace, ve lo farò vedere. Inoltre vi ricordo che io insieme agli altri mates, 1° luglio, saremo a Palermo. Sì, sì, al centro commerciale La Torre. Vi aspettiamo in tantissimi, ci saranno le nostre magliette. Godetevi tutto il video, mi raccomando. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo vlog da Las Vegas. Quest'oggi andremo a sparare come 2 anni e mezzo fa. Non so se vi ricordate, abbiamo sparato con varie armi e anche con il Barrett. Però essendo passati 2 anni, avendo aumentato un po' la mira anche sui giochi, oggi ne proveremo molto di più. Proveremo più tipi di cecchino, la minigun forse. Tutto questo costa una fracca di soldi, Però bisogna per forza farlo se si viene qua. Abbiate un buon viaggio. Ok, sì. Cioè qua a Las Vegas ci sono più ventilatori giganti che cestini. Qua arrivi con l'aquilone e parti, non ti serve la macchina. È arrivato il nostro amico a prenderci, sì, col gippone. Tutti sul gippone, sì. Battlefield Vegas. Ci sono anche carri armati da guidare. Vabbè, ma è assurdo. Andiamo a fare disastri con l'Hammer. Shuri, le linee nemiche stanno avanzando, cosa dobbiamo fare? Mangiare la pizza. Ok. Giuse, me ne compri 5? Di macchine, sì. Chiedi a chi? Della vendita. Me ne compri 5? A Las Vegas c'erano 40 gradi, ma a James non fregava niente. James voleva rimanere vestito da figo. Siamo in guerra! Le gang ci devono aver paura di noi. Ratatatata. Comunque il rischio di morte è tipo quotato al 90%, raga. Cioè, no sportelli, no finestrini. Ma l'importante è avere Surry. Surry è una garanzia di salvezza. Ciao cucciolo! Siamo arrivati in un posto tranquillo comunque, Elicotteri, carri armati, altri elicotteri, altri carri armati, anfibi. Elicotteri ancora, jeep giganti. Vabbè, almeno nell'insegna c'è il simbolo della pace. Sì, certo. Cioè Giuse, oltre ad avere 2000 anni, non ci ha detto che va comprato tipo una base militare tutta per lui. Non bastava chiamarla Battlefield, no, ho dovuto mettere anche il suo nome. Porco due, raga, è gigantesco. Qua c'è la mitragliatrice sopra, ma vabbè. Papà, me ne compri 5? Sì, ma compri 5 di quello. 5 di tutto. Sì, anche di questi, 5, anche 10. Sì, vabbè. Cosa ci butti giù una casa? Ma cosa stiamo... I mortai. Madonna, raga. Ma io le voglio tutte. Anche qua è piccolo il caricatore, Un cannoncino. Raga, solo in America o comunque in questi posti si può fare. C'è un'esperienza del genere perché c'è di tutto. E te lo scrivono proprio. Sì, puoi spararmi. Puoi sparare con me. Sì, puoi usarmi. Cioè, tutte le armi che siete abituati a vedere in Call of Duty o in Battlefield ci sono e si possono usare. C'è anche il Dragunov. Cioè il menu. Non serve. Buongiorno, oggi vorrei sparare con un M60, sgranocchiare un M240, andare a spasso con l'M249. Nel tempo libero, magari come dessert, un M14 o un M16-1, dai, da veri americani. Visto che è festa, andiamo a sparare i botti con la Desert Eagle. Lo Scar di Fortnite, cecchini, fucili a pompa. E la parte cool, sparare con la minigun. Guardate quanto è felice. Quello dietro un po' meno. No raga, non l'ho visto davvero sta cosa. È un vero RPG. C'è scritto per favore non toccare. Ci mancherebbe, chi lo vuole toccare sto coso. Giuse, me ne compri 2? Solo 2? Sì, solo 2. È un RPG. Allora raga, oggi nel mio video spareremo con questo kit di armi più una che non so se avrete visto dal titolo o bella, comunque ve la tengo nascosta. Mentre in un prossimo video vedrete minigun e il pacco dei cecchini. Sniper package. Barrett. Questo era il PSG. Qua lo chiamano HNK SR9. Però io mi ricordo che si chiamava PSG qualcuno tipo. E il Dragunov. Un macello. Sorry, qual è la tua arma preferita? Una soldi. Che spara? La spara soldi? La macchina spara soldi. Quella di Super Big Fat. Guarda, costa troppo. Ti posso dare giusto questa se vuoi. La vuoi per Natale? Vabbè, meglio di niente. Quanto costa? Ma ci sono anche le manette. Sei lo sceriffo. Suri, dove stai andando? Suri, cosa stai facendo? Prendo le armi giocattolo, ragazzi, per sparare con le armi vere.
Spara l'acqua, sorri. Comunque, ci rendiamo conto, cioè parliamo seriamente. C'è una pistola che costa 130 euro. Meno. 100 euro costa la pistola, ma è normale che qua si spaccano e si ammazzano. Pensi in grande, quelli costano 100 euro. Cioè costano... una pistola costa meno di un paio di scarpe. I soldi o la vita? Aspetta, non si vede. I soldi o la vita? Ti stai per sparare da solo? Beh, ci rinuncia allora. Sì, raga, altro che display. Questo è il cosplay del formichiere o di un elefante. Ci sono veramente tutte le armi di Call of Duty. Il Galil, l'FN Fall. Questa non lo so, forse manco mio bisnonno la usava. L'M16, l'M60. Guarda che bellissimo l'Enfield vecchio. Questo mi sa che c'era su Battlefield 1, ma non vorrei dire una scemenza. La K74. Poi c'è lui, che è felice. Ho dimenticato di dirvi che qua, oltre a poter usare un carro armato e schiacciare una macchina, puoi anche sparare con i lanciarazzi. E per la modesta cifra di $20,000 puoi anche salire su un elicottero da guerra Apache e sparare i missili. Cioè, questo qua non è un negozio, questa è veramente una base militare. Dai, cuffie verdi, cuffie blu, ma anche quelle gialle sul ring. Raga, non sento praticamente niente con queste cose perché chiaramente le armi faranno un fracasso incredibile. Dovevo entrare? Siamo entrati nel bunker. Ehi, con calma. Oh madonna, con calma. C'è il ragazzo che spazza tutte le munizioni via, raga. Sì. Stavamo dicendo. Ci sono le armi. Tutte le armi. Qua sopra, ammassate. Se dovesse succedere qualcosa di brutto, Sabrina è in metà del mio canale, ok? Sasha è pronto per partire. Package Modern Warfare più una Magnum. Vediamo cosa succede. Ok, sei pronto? Con l'ultima no. Ok. Allora Sasha è la prima arma, seguimi. Che arma è questa, Sasha? Mi fa paura già questa. Oh porca Eva, experience. Mi è partita la spalla, è morta. G36, questa la conosciamo bene. Io non capisco niente, vedo solo. Questa su Call of Duty da parte di chi va bene. Una passeggiata. Una passeggiata, vai, vai, vai. Stefanino, vieni a vedere Sasha che spara col G26. Ok. Porca. Mi si è appannata la vista, zio. Posso andare a casa? Oh, faccio le magie, mi sudano le mani, esce l'acqua dalle mani. Vai Sasha! Vai! Che cazzo è successo qua? Io sono senza un braccio a casa. Scar L, non H L. Ah, Scar L. Sasha, quasi su Fortnite qui, eh. Fortnite in real life. Questa mette il 90% delle vittorie. Dopo che... Oh, che cavolo era quello? Oh mio Dio. Vinco tutto su Fortnite adesso. Zio, mo che cazzo ridi che ti tocca la ti tocca la mano. È il momento che possiamo capire se finisce la mia carriera perché perdo una mano. Sì, perché tu hai sparato con i fucili, le mitra. Adesso arriva la cosa più semplice, quella che nei film sparano così. Sì. Io non capisco come fanno a sparare così, il braccio non va di là. Ci si può tirare? No. Basta. Stefano non ha voglia più di sparare, è passata la voglia. How much is difficult for the a lot. A lot. A lot.
dai, Sasha. It's gonna come up, okay? Attenzione. More, more, come up. Yeah. You want me to shoot the first one? Yeah, please. Mi faccio sparare la prima. Ok, la spara lui, vediamo che cavolo combina. Primo colpo c'è, il secondo non c'è, il terzo c'è. Ok. Ah, è tipo la roulette russa, quindi il secondo puoi fare così? Sì. Tutte e due insieme. Sasha, braccia tese, non sparare sul soffitto. Questa è experience. Ancora l'amaro. È un cannone, ragazzi, è un cannone. Quella, vedi, cioè serve, che servono i mitra, scusa. 3, 2, 1, vai Sasha! Porca Eva, via! Bella! Porca troia! Mi si appannano gli occhiali! Sei salvo! Qual è stata la più divertente? Dovrei promettere. Ah, no, la Magnum c'è su Fortnite, sì, una simile. Sì, non è proprio una Magnum. La Desert Eagle c'è. Ma la Desert Eagle è diversa, però. Sì, vabbè, mi immagino già su Fortnite che spara. Questa esperienza è finita, però nel prossimo video vedranno qualcosa di ancora più epico. Non si dice cosa. No, no, c'è, lo sanno. Ah, lo sanno già. E allora, raga, 100.000 mi piace. E si arriva a sparare con il cazzo di minigun. Siamo appena usciti. Sono riuscito a perdere l'udito anche con le cuffie, non so come. Comunque mi sono preso vari colpi che abbiamo sparato. Questo qua è uno della minigun. Assurdo. Animale, animale, è meglio che mi tolgo subito da sto posto, perché questa è una bomba. Cioè non è una bomba che ti diceva: ah vabbè, finta, non c'è un cestino. No, è una bomba. Probabilmente sì, ci avranno tolto la roba dentro. Però, ok, è comunque una bomba. Beh, direi che il tipo, visto che metto di non mirare alla testa ma di mirare al centro, con tutte le armi sono andato anche abbastanza bene, soprattutto con il cannone, con la Magnum. Tu cosa hai fatto, papà, invece? Ho fatto di testa mia e vaffanculo. Ma... headshot switch. E qua? Raga, non può dire niente. Questo è quell'ultimo. Tu sei andato contro le regole, vai, spariamo anche in testa. Sì, faccio un headshot della Madonna. E qua gli hai fatto un buco nello stomaco. Sono quasi sicuro che non sia effettivamente mimetizzato bene. Non sembra un cespuglio di Fortnite, caro armato, te lo dico. Con questo qua invece è anfibio, ci andiamo a pesca. Dai, torni qua. Si prendono easy. Dai, Giuse, togli dalla seconda fila sto missile. Dai, non puoi parcheggiare qua. Raga, non è questo il modo. Ve lo dico a tutti, non è questo il modo. Tanki, chiedi scusa subito. Giuse, te l'avevo detto che parcheggiare in seconda fila non andava bene. Questi si vendicano. Hanno la collezione di macchine distrutte, guardate. Compriamolo. Ma io avevo chiamato l'Uber elicottero e sei arrivato tu. Eh sì, ma si è rotto tutto. Ah vabbè, allora. Voglio rimborso. No, rimborso niente, non hai pagato nulla. Ah, la chiamata. Comunque l'animale qua è esperienza assurda. Cioè il fatto che ci sia anche il museo con elicotteri, carri armati, anfibi, jeep. La possibilità di provare qualsiasi arma tu voglia. Sparare con lanciamissili. Questo vabbè, lo facciamo fra 2 anni magari. Ogni anno dobbiamo fare sempre qualcosa di più pazzo, visto che è nel mood mio e del nostro canale. Se venite qua comunque state attenti. È un'esperienza assurda, ma bisogna fare comunque molta attenzione. E ora ce ne andiamo a fare qualche altra cosa figa a Las Vegas. Siamo venuti a prenderci con una jeep e ce ne andiamo via con un'altra jeep. E dai. Ma che cazzo vuoi? Oh, dammi la tuta. Adesso andiamo. Vai che si sale. Quello dice che cazzo. Se no si sta attrezzando per il 2044, quando ci sarà una vera guerra. Giuse, sorridi per il prossimo trailer di Call of Duty che esce a settembre. È questo qua. Inizia così. Prima che muore Surri. Spoiler. Vai Hector, sgasa come non mai che dobbiamo andare a mangiare la pizza. No raga, abbiamo dimenticato Jayden, il carro armato. Vabbè, torni in taxi, bello. Veloci, 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 che la pizza non si mangia da sola. Fuori ci sono 40 gradi, quindi abbiamo deciso di girare un po' per i centri commerciali, che alla fine sono sempre legati ai casinò, a un sacco di altra roba. Anche perché qua ti respira, fuori è proprio deserto. Manco il tempo di respirare, ho trovato già Pandora.
e quindi gioiellino per Sabrina preso. Ed è solo l'inizio. Welcome to Las Vegas, il posto che se ci stai più di 6 giorni diventi povero. Scusate raga, vi ho mentito, non siamo in un centro commerciale, siamo a Dubai, in India, in un posto asiatico. Cioè, vi rendete conto che un centro commerciale si trasforma in una città? Cioè, il cielo è finto. Cioè, non è vero. Cioè, di cosa stiamo parlando, raga? C'è il nonno di Heidi. Sì, arrivo subito, Sasha. No, Surri, no, sotto la gonna non si guarda delle donne. No, Surri. Visto che siamo passati da Las Vegas a un centro commerciale all'India, io e Surri, diciamo, non è che ci siamo persi. Ci siamo smarriti da Stefano e Steppino. Quindi noi ci siamo fermati da Subway e vi volevo far vedere quanto è lungo un panino di Subway, il più grande, quindi sono tipo 2 mani. E il panino che ho scelto era così buono che anche la tipa gli ha dato un morso prima di darmelo. Stai bene, Surri? Raga, volevo farvi notare la mamma che tiene al guinzaglio 2 figli. Madre dell'anno. Si è di nuovo fatto sera, raga. Ancora non abbiamo conquistato Las Vegas, ma siamo a buon punto. Stasera andiamo ad ascoltare Tiesto e ci stiamo organizzando con Zego, che è un altro DJ, non so se lo conoscete, che ci vuole fare una tipo una chiamata FaceTime. Non chiedetemi per quale motivo, forse per info, per entrare, insomma. E boh, e vediamo che succede. C'è la videochiamata con Zego. All right, nice. Okay. Ecco, perché parla col docchio? Alright, so we are on our way. We are the Bellagio now, but it should take like 10-15 minutes, maybe 20. Yeah, no problem. Alright. Just be there soon, but I added you on Tiesto's private guest list. Alright. Che parla con l'occhio. Go straight to the Skybox, and then Tiesto, me, Tiesto, I'm with Loud Luxury right now too, they're from Toronto. Alright. Hey. Hi. What's up? We down low, but how do you say let's get fucked up tonight in Italian? Spacchiamoci. Spacchiamo tutto. Spacchiamoci. Spacchiamoci a merda. Perché vedo io? Spacchiamoci a merda. Yeah, spacchiamoci a merda. Animale animale, questo video può concludersi qua. Mi raccomando, superiamo i 100.000 mi piace. Non dimenticatelo, perché ci saranno altre armi e altre cose veramente fighe. Come sempre vi ringrazio tutti per essere arrivati fino in fondo. Siete migliori, vi potete iscrivere al centro, guardare altri 2 bellissimi video lati. E noi ci becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.